Sapeva leggere, 900. Non i libri, quelli sono buoni tutti. Sapeva leggere la gente, i segni che la gente si porta addosso. Posti, rumori, odori, la loro terra, la loro storia, tutta scritta addosso. Lui leggeva e con cura infinita catalogava, sistemava, ordinava in quell'immensa mappa che stava disegnandosi in testa. Il mondo magari non l'aveva visto mai, ma erano quasi 30 anni che il mondo passava su quella nave, ed erano quasi 30 anni che lui su quella nave lo spiava e gli rubava l'anima. Ciao inventori di sogni e benvenuti o bentornati sul canale. L'intro che avete appena visto è una fusione tra alcune immagini che ho registrato io in un pomeriggio in cui ero da sola in un porto intero, però voi mi avete fatto compagnia perché intanto ho girato anche delle stories su Instagram, e la voce narrante tratta dal film La leggenda del pianista sull'oceano, che è il film che il regista Giuseppe Tornatore ha tratto dal libro che adesso andiamo a recensire. Il libro in questione è 900 di Alessandro Baricco, che è un libro veramente piccolo, conta 70 pagine, però è un libro che ha avuto un successo straordinario e la sua fama è stata poi avallata appunto dal successo del film. Siamo nel 1994, quando Baricco scrive questo monologo teatrale barra novella racconto, in effetti è una fusione di questi due generi, per un regista e un attore specifici. Quindi quando lui scrive questo testo lo fa pensando proprio a loro. In particolare il regista per il quale Baricco scrive questo testo è Gabriele Vacis, mentre l'attore è Eugenio Allegri. E questo testo è andato in scena per la prima volta al Festival di Asti nel luglio del 1994. Per quanto riguarda il genere, si tratta appunto di una fusione tra un monologo teatrale e una novella, un racconto, narrato tutto in prima persona da un amico del protagonista. È proprio Baricco nell'introduzione a spiegarci che in realtà una volta che ha completato questo testo non sapeva più bene come inquadrarlo a livello di genere, però era forse anche meglio così, perché un monologo teatrale da solo sarebbe potuto risultare pesante, mentre renderlo anche a mo' di racconto ha permesso poi successivamente di trasformarlo in un libro, questo qui appunto. Per quanto riguarda il contesto, siamo nel 1927 a bordo del piroscafo Virginian, una nave come il Titanic che fa la spola tra Europa e America, andata e ritorno, diverse volte l'anno, con un viaggio che dura alcuni giorni. A bordo di questo piroscafo c'è la divisione in classi esattamente come per il Titanic, quindi c'è la prima classe che è la classe dei nobili e dei ricchi, la seconda classe che è quella media e poi la terza classe che è quella destinata principalmente ai migranti, quindi quelli che lasciano l'Europa senza documenti e con la valigia di cartone e sperano di poter ricominciare una nuova vita in America. Una sera un marinaio trova sul pianoforte della sala da ballo della prima classe una scatola di cartone lasciata molto probabilmente da uno dei migranti della terza classe. All'interno di questa scatola c'è un neonato che dorme beatamente e questo marinaio lo adotta subito. È sicuramente un bambino che è proprio nato sulla nave e che sicuramente i genitori, non potendosi permettere di mantenerlo, hanno preferito lasciarlo sul pianoforte della prima classe, sperando che qualche nobile, qualche ricco, sicuramente quindi una persona con più possibilità, se ne potesse prendere cura. Il marinaio che per primo trova questa scatola di cartone adotta istantaneamente questo bambino, lo sente subito come suo figlio e gli dà un nome veramente particolare perché lo chiama Danny Budman T.D. Lemon 900, tutto questo nome lunghissimo, dove Danny Budman è il suo stesso nome, quindi gli dà il suo nome e cognome. T.D. Lemon è il nome del marchio che era impresso sulla scatola di cartone che era originariamente destinato a trasportare limoni, e
sviluppa il Novecento perché l'anno in cui viene trovato questo bambino, il 1901, poi tutta la storia è un pochino più in avanti, abbiamo detto nel 27, è un po' l'anno che secondo il marinaio porterà fortuna a questo ragazzino, e quindi ecco il perché di questo nome così lungo e così articolato. Il marinaio non permette mai a questo bambino di scendere dalla nave, anche quando diventa un po' più grande. Quando attraccano in Europa o in America, il bambino rimane rigorosamente a bordo della nave stessa. Questo perché il marinaio ha paura che le autorità glielo possano portare via, perché comunque è un bambino che non ha documenti, che non ha nemmeno un certificato di nascita, quindi teme che non lo riconoscano come suo figlio adottivo, e che quindi lo possano portare via e lui potrebbe non vederlo mai più. Passano gli anni, oramai 900 è un giovane adulto e su quella nave è diventato un pianista leggendario. Qui il libro entra proprio nel vivo. Non si sa dove 900 abbia imparato a suonare il pianoforte così bene e da dove prenda l'ispirazione, dato che lui non è mai sceso da quel piroscafo. A quel punto il narratore spiega però che 900 assimilava l'anima dei passeggeri, quindi li osservava, leggeva loro l'anima e riusciva in questo modo a vedere il mondo attraverso di loro e suonava nelle sue note quel mondo che non aveva mai visto. La trama entra quindi nel vivo, e io qui mi fermo per non rivelarvi tutto, quando 900 diventa veramente leggendario come pianista, tant'è che le persone cominciano a salire a bordo del piroscafo unicamente per sentirlo suonare. Per quanto riguarda i personaggi, abbiamo naturalmente il protagonista, che è questo pianista meraviglioso che suona in una maniera completamente unica, completamente inedita, qualcosa che non si è mai visto sulla terraferma, con però questa particolarità del fatto che le sue note siano ascoltabili solamente a bordo della nave, e non ci sono nemmeno spartiti, non ci sono prove scritte della sua musica. La sua musica nasce nella sua testa, viene riversata sulle note del pianoforte, e quando 900 si alza dal pianoforte quella musica è passata, non c'è modo di recuperarla. Abbiamo poi l'amico del cuore del protagonista, che è anche la voce narrante ed è il trombettista della nave, quindi su questa nave c'è una band, chiaramente come in tutte le navi con la prima classe, che si esibisce insieme a 900, e i due nell'arco di un po' di tempo diventeranno amici inseparabili. Poi come personaggio secondario abbiamo appunto Danny Woodman, che è il marinaio che ha adottato 900 e lo ha cresciuto come se fosse suo figlio. Per quanto riguarda i temi, ce ne sono diversi e anche molto profondi, molto sfaccettati. Sono temi che ti danno sicuramente di cui riflettere. Quello che spicca a primo impatto è il tema dell'amicizia, perché 900 è comunque una persona molto particolare, non è mai scesa da questa nave, parla attraverso la sua musica, e chi lo comprende, chi riesce a capirlo, è proprio l'amico. Quindi è innanzitutto il tema dell'amicizia quello che si distingue all'interno di questo libro. Poi subentra un tema ancora più grande, ancora più profondo, che credo poi sia quello centrale della storia, che è la paura di cambiare, la paura del cambiamento e la paura di affrontare il mondo, perché in realtà c'è un motivo per cui 900 poi di sua spontanea volontà decide di non scendere mai da questo piroscafo. Quando era bambino era il marinaio padre adottivo che non glielo permetteva, poi da grande è lui che sceglie di non abbandonare mai il Virginian, e c'è un motivo, dove appunto risiede uno dei temi principali di questa storia, che è quella del cambiamento, ed è quello della paura del cambiamento stesso. Il narratore, come vi accennavo prima, è il migliore amico di 900 e che sale a bordo della nave all'età di 17 anni con l'idea di diventare il trombettista della band della prima classe. Viene assunto perché è molto bravo e quindi si esibisce con 900 e cerca proprio anche lui di raccontarlo a noi, perché l'amico parla in prima persona, però si rivolge anche a noi lettori o idealmente agli spettatori dello spettacolo teatrale, e cerca di far capire proprio l'essenza di questo pianista così peculiare.
Per quanto riguarda la scrittura, è una scrittura che non è affatto pesante, anzi, è una scrittura che in alcuni momenti mi ha fatto anche sorridere, perché ti fa proprio respirare l'atmosfera anche festosa di questa sala da ballo della prima classe, e c'è anche dell'ironia, neanche tanto velata. Quindi è una scrittura sicuramente molto liscia, molto scorrevole, però nello stesso tempo riesce a tenere testa a questi argomenti così profondi. Per quanto riguarda le mie impressioni generali, questo è un libro che ho amato tantissimo. È diventato subito, al primo colpo, uno dei miei libri preferiti, e capisco il successo che ha avuto, perché è un libro che appunto adesso può essere, credo, tranquillamente annoverato tra i classici, e capisco anche perché il regista Tornatore ne abbia fatto molto presto un film, che tra l'altro devo vedere, perché dal trailer mi sembra molto fedele, però subentra credo una presenza femminile che qui non è presente. Comunque un libro che ho veramente amato e che vi consiglio con tutto il cuore se non l'avete letto, perché ci troverete qualcosa di voi. Bellissima anche la copertina di questa edizione, che va a richiamare la copertina di una precedente edizione che riportava proprio la nave, vista da questa prospettiva, così un po' dal basso e un po' dal lato, mentre la stessa inquadratura di questa nave è stata questa volta ripresa con delle linee stilizzate che richiamano anche la scrittura di Baricco. Vedete che il fumo del comignolo, così come il ponte della nave, sono delle parole in realtà, e poi il mare stesso è formato da queste onde stilizzate al cui interno si trovano altre parole del racconto di Baricco. Per quanto riguarda le citazioni, sono tante. In realtà tutto il libro poteva essere tranquillamente annotato con i miei famosi post-it. Vedete che ce ne sono tanti, ma vi leggo qualche citazione tra quelle che mi hanno colpita di più. Pagina 33. In questo Novecento era un genio, niente da dire. Sapeva ascoltare e sapeva leggere. Non i libri, quelli sono buoni tutti. Sapeva leggere la gente. I segni che la gente si porta addosso. Posti, rumori, odori, la loro terra, la loro storia, tutta scritta addosso. Lui leggeva e con cura infinita catalogava, sistemava, ordinava. Ogni giorno aggiungeva un piccolo pezzo a quella immensa mappa che stava disegnandosi nella sua testa. Immensa, la mappa del mondo. Ci viaggiava sopra da Dio, poi, mentre le dita gli scivolavano sui tasti. Questa è peraltro la citazione che vi ho inserito nell'intro. Pagina 13. Suonavamo perché l'oceano è grande e fa paura. Suonavamo perché la gente non sentisse passare il tempo e si dimenticasse dov'era e chi era. Suonavamo per farli ballare, perché se balli non puoi morire e ti senti Dio. Pagina 31. Laggiù, in sala macchine, quella notte, Novecento e io diventammo amici, per la pelle e per sempre. Passammo tutto il tempo a contare quanto poteva fare in dollari tutto quello che avevamo rotto, e più il conto saliva, più ridevamo. E se io ci ripenso, mi sembra che era quella cosa lì, essere felici. Pagina 47. Lui non l'aveva mai visto prima, il mare. Ne era rimasto fulminato. L'aveva salvato, a voler credere a quello che diceva. Diceva: è come un urlo gigantesco che grida e grida. E quello che grida è: banda di cornuti, la vita è una cosa immensa. Lo volete capire o no? Immensa. Complessivamente ho dato a questo libro, ovviamente, 5 stelle su 5. È un libro che diventerà un pezzo del vostro cuore, così come il personaggio di Novecento resterà con voi come un buon amico. Bene, questa era la mia recensione di Novecento di Alessandro Baricco. Fatemi sapere se lo avete letto, se lo leggerete, o se avete visto, se vedrete il film che ne hanno tratto, ovvero La leggenda del pianista sull'oceano. Io nel frattempo vi ringrazio come sempre tantissimo per essere rimasti fino a qui. Lasciate un like se vi ho fatto compagnia o se vi ho dato qualche spunto, e iscrivetevi al canale con la campanella attivata se non l'avete ancora fatto. Io vi mando un bacione enorme e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!